Un campanile campeggia sui tetti rossi di un paese che sorge alle pendici degli Alburni. Siamo ad Ottati, a 530 metri sul livello del mare. Ottati, dominato sul versante nord da una rupe che lo protegge dai rigori del clima invernale, fu fondato nell'anno 1100 presumibilmente da coloni greci che avevano abbandonato l'antico paese di Civita, i cui resti, risalenti al VI secolo, ancora si notano sui Monti Alburni. Benvenuti ad Ottati, sugli Alburni, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. Io sono Pasquale Marino e ricopro la carica di sindaco dal 29 maggio 2006. Ottati rientra, come ci citavo prima, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed è una piccola realtà che è in grado di offrire, dal punto di vista turistico, presenta delle risorse paesaggistiche, naturalistiche, artistiche nello stesso tempo. Siamo in grado di poter ospitare, anzi ci prefiggiamo di ospitare, un turismo, come dire, di elite, di riferimento, con un target ben preciso. Noi abbiamo come risorsa la montagna, l'ambiente, e quindi, come tutte le aziende che concentrano la propria attività su un determinato core business, come si suol dire in termini aziendalistici, la nostra attività futura di programmazione per il turismo è incentrata prevalentemente su queste nostre risorse paesaggistiche e ambientali. Abbiamo la montagna, che è il nostro fiore all'occhiello, per così dire, che si presta ad una serie di iniziative di riferimento per un turismo con un target ben preciso. La bellezza di questa chiesa è che è ricca di opere d'arte, come dal portale, il portale che è stato cesellato da un artista locale, che raffigura la Madonna trionfante col bambino in braccio e con la presenza dei santi Pietro e Santo Ottato, da cui poi Ottati prende anche l'origine del nome. Questo è l'altare del Santissimo Redentore, detto anche del Santissimo Sacramento. La bellezza di questo altare è proprio la ricchezza dell'opera, della scuola fiamminga. La pala che noi stiamo vedendo, quello del Cristo Redentore, del Cristo risorto, insieme a santi, coronato poi da congreghe e da angeli, è stato realizzato intorno al 1590, e mentre l'altare ligneo è del 1700. Vediamo questo Cristo trionfante, risorto con la croce tra le mani, poi a un lato c'è San Giovanni con il calice in mano. Perché questo calice in mano? Perché raffigura proprio l'Apocalisse, ciò che lui parla di Cristo, di quello della seconda venuta di Cristo che dovrà avvenire. Sopra abbiamo la Vergine Assunta, che è incoronata regina del cielo e della terra da Dio Padre
da Gesù Cristo suo figlio, che è illuminata poi dalla grazia dello Spirito Santo. Ottati è una galleria d'arte a cielo aperto. Dipinti su tela di arte contemporanea sono visibili tra le strade di Ottati come un'installazione permanente. Abbiamo chiesto al critico d'arte Cresci Bene di illustrarci i tre percorsi artistici di questa rara galleria urbana. La mostra si snoda in tre percorsi. La prima è la luce e l'infinito, che in effetti è modulata nella parte più nuova del paese, e quindi gli artisti hanno potuto esplicitare forme espressive più moderne, più articolate, anche con guizzi di creatività che andassero un pochettino oltre il figurativo puro. Il secondo percorso, La vita nel segno e nel colore, tiene conto dei frastagliati esiti architettonici, dove il moderno sposa l'antico, e quindi i pittori, pur non potendo esprimersi con la libertà assoluta che hanno potuto esplicitare nel primo percorso, sono stati lasciati abbastanza liberi, perché anche in questo caso non bisognava assolutamente creare distonia tra le opere, le concrezioni pittoriche e gli esiti architettonici. Il terzo percorso, dal titolo I colori del tempo, recupera sul piano della rammemorazione memoriale scampoli della civiltà contadina, di una cultura sana, dai ritmi lenti, tenaci e pur frementi, che